lezione esemplare. Ho ragione, signore? Sì, però aspetta. Ha problemi a rinunciare alle cose? Sì, ho problemi, dai, vieni qua, commercio. Dov'è la pistola? La sua pistola non frega niente. Minattappi fa lo stesso. Se non c'è razzi possiamo. Sta che gli può tenersela. Una me la tengo. Sì, ho un po' troppe armi effettivamente. Paladino. Basta con le chiacchiere. Abbiamo ancora da fare. Forse non... Trovato! Bersaglio eliminato. In corso. Scusi, mi fa provare questa pistola? Armi. Pistola. Varrà un sacco di soldi quest'arma. Fucile, stavolta. Mi aspetti, ottimo. Non vada via. Non riuscirò a forzarla. La sicurezza è strettissima. Non è neanche provato. Che palle. Esatto, ragazzi, invece di guardare in giro, banco di lavoro. Pistola. Quei cazzo di sintetici hanno invaso gran parte del complesso. Aperti, sono delle torrette più avanti. Via la sicura! Aspettami, maledizione. Abbiamo compagnia. Ma ho trovato anche un fucile, se non sbaglio. Istituto. Laser, fucile, pistola. Niente prigionieri! Ma che cazzo? Forse abbiamo. È enorme sto coso. Azione per pompare l'olio nei condotti, eh? Resta lì. Per qualcosa, signore? Devo aumentare anche il peso, che sennò... va bene. Cosa servono, ragazzi? Lui va, ma aspettami, fammi vedere in giro che se c'è qualcosa di interessante. O queste. Revolver di genere, pistola non mi interessa. Non sta troppo bene lei, eh. È bloccato. Allora aspettate, io avevo un livello in più che ora potevo fare. Perfetto, ora posso fare con le medie.
Bene. Denaro probabilico, munizioni. Perfetto. Qua niente. Terminale perception. Andiamo. Questo video del motore tutto. Si trova più avanti. Ok, allora aspetta, fammi mangiare un po', magari provviste. Dovrebbe essere la nostra meta finale. Cos'è che non è più tuo collo? Ah, il buffon. Capito, la droga. Occhio a dove metti i piedi. Sembra che non ci sia corrente in questa sezione. Già che mi dici così. Oh Cristo, cosa c'è qua? Un razzo. Guarda questo posto. Gli scribi si sarebbero divertiti un mondo qui. Il trasmettitore dovrebbe trovarsi nella sala comandi in cima al nucleo, ma pare che gli ascensori siano fuori uso. Per ora non ci resta che continuare a scendere. Dobbiamo trovare un modo per riattivare la corrente nel complesso. Deve esserci un generatore d'emergenza da qualche parte. Perlustra l'area di manutenzione nella stanza principale. Io resterò qui a coprire le retrovie. Ci siamo. È un'arma? Junk jet. Sì. Immagino che vorriate vederlo subito. Oh Cristo, facciamo from una finita. From dovrebbe essere frag, no, perché sennò mi avrebbe detto due affinità. Sì. Nucleo del motore ripristinata. Motore termico alimentato, attivato e in attesa di comandi. Sparito. Oh, fermi. Salva. Mi hanno colpito. Merda. Sembra che il mio obiettivo sia. Comando accettato. Iniziato il conto alla rovescia di 5 secondi. 5. Dove sei? Eseguo il 4. Sono 3. Veloce? 2. 1. Sono troppi. Unità con dovrete passare vestito. Sopra di motore me. Acceso. Merda. Sistemi. Thank you.
test di accensione è completato con una percentuale di successo del 96,7%. Buono. Beh, intanto tu resti lì, io faccio... Sì, sì, mi prendo tutta la roba, ragazzi, come... dannato. So che adesso sto troppo danno, ma dopo le do la roba... Cioè, questa roba è una miniera d'oro, cioè, la vendo tutto. Sì, lo so. Dove sei? Cazzone robottino. Cosworth, dove cazzo sei? Cristo, devo buttarmi la roba. Allora, Madonna. Aspetta. Ok, ce l'ho. Tu via questo. No, io voglio il coso, fucile. Mirin o telescopico? Sotto c'è. Beh, proviamo il lance di Jack. Okay. Santo cielo, stai bene? Solo un po' arrostito, ma grazie alla mia armatura atomica sono ancora vivo. L'importante è che siamo ancora vivi. Abbiamo trovato un modo per raggiungere il trasmettitore. Andiamo. Non l'ho fatto apposta, no. Tranquillo. Lo so che quel pulsantino lì mi ispirava tantissimo. Si scende. Si sale. Pensavo partisse in realtà il missile. Hai sentito? Da quella parte! Prendiamoli! Segnali ostili. Per ordine dell'istituto, devo procedere alla... Ah, il buffo non mi ha aumentato... il peso. Santo cielo. Allora. Quella è la roba che pesa di più. Carne di scorpione radioattivo. Questo cos'è? Allora, fucile laser, magari no, fucile a caccia, peso 11, si può buttare via questo. Due eliminazioni. Sono nella sala comandi, fuoco! Stai danneggiando una proprietà di valore dell'istituto. Colpito!
Sì, fa molto. Faccio meglio usare invece qualcosa. Può essere. Quello dove. Anzi, no. Doveva essere l'ultimo. Cazzo, il dispositivo non è qui. Dividiamoci e controlliamo i resti dei sintetici. Può darsi che fossero anche loro sulle tracce del trasmettitore. Molto probabilmente. L'ascensore di servizio per raggiungere la superficie. Lo so, sto portando troppo peso. Potrei un altro prendere un altro buffon. Sì, momentaneamente posso. Ok, va bene, possiamo andare. Dai, vieni. Si sale. Ciao, Cotosuor. Il bunker sembra libero. Andiamo. Dance. Beh, poteva andare un po' più liscia, ma l'importante è aver portato a termine la missione. Un po' più liscia? Io dico che ce la siamo cavata alla grande. Quel che più conta è che siamo entrambi vivi e il trasmettitore è al sicuro. Lasciamo da parte i dettagli. Siamo una bella squadra, non avevo dubbi. Già, una volta tanto è bello lavorare con un civile che segue gli ordini. Detto questo, credo che abbiamo due faccende importanti di cui discutere. Innanzitutto, se mi consegni il trasmettitore ad ampio raggio, ti ricompenserò per il tuo aiuto durante questa operazione. Quest'arma potrebbe fare al caso tuo. È la mia modifica personale del fucile laser standard della confraternita. Spero possa tornarti utile in battaglia. Autorità virtuose. I colpi critici infliggono danni doppi e la barra dei critici si riempie più velocemente. Buono. A te non serve? Ho altre armi con me. I soldati della confraternita hanno sempre almeno un'arma di riserva. Riguardo la seconda questione, ho una proposta da farti. L'abbiamo scampata per un soffio prima. L'operazione si sarebbe potuta concludere con un disastro. Ma tu hai saputo mantenere il sangue freddo e comportarti da vero soldato. Sono sicuro che tu abbia le qualità necessarie. Per come la vedo io, puoi scegliere tra due strade. Trascorrere il resto della tua vita vagando da un posto all'altro, dando una mano in cambio di una modesta ricompensa. O unirti alla confraternita d'acciaio e lasciare un segno su questo mondo. Che ne dici? Sarebbe un onore per me. Era quello che volevo sentirti dire. Per i dettagli, vediamoci alla stazione di polizia. Molto bene. Grazie. Anche per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, magari con un'altra missione. Che faremo, magari una di quelle che vi ho fatto vedere. Sempre in vita. Buono. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti, alla prossima.